Sì, grazie, grazie Alfredo, buongiorno, buongiorno dall'esterno dell'ospedale civile di Pescara, grazie ovviamente al dottor Paolo Fazzi, come ricordavi tu, responsabile direttore dell'unità operativa complessa di virologia e microbiologia dell'ospedale Santo Spirito, ovvero il reparto, il laboratorio dove vengono analizzati i famosi tamponi. Dottor Fazzi, voglio iniziare con una battuta, oggi 1° giugno, tanti hanno fatto ponte, lei è regolarmente al lavoro? Io sto qui. Come sempre, io e i miei collaboratori, ma d'altra parte è un periodo un po' particolare per noi, quindi è normale, è giusto. Chi ha sposato questa professione sa che è una professione fatta di sacrificio, ma va bene così. Allora, parliamo un po' della situazione attuale, dottor Fazzi, ci eravamo sentiti più volte negli ultimi mesi, sentiti e visti, ci aveva detto che probabilmente a fine maggio, primi giorni di giugno, insomma, saremmo arrivati a contagio zero, e così accaduto realmente un paio di giorni fa, per 2 giorni l'Abruzzo non ha avuto contagi, insomma la situazione è sicuramente diversa da qualche settimana, da qualche mese fa, però si continua a lavorare, non bisogna abbassare la guardia, anche perché le chiedo, il 3 giugno ci sarà la riapertura e dunque in tutta Italia sarà possibile spostarsi da una regione all'altra, c'è un po' di preoccupazione per questi spostamenti che vedranno in Abruzzo tante persone arrivare da fuori regione? Allora, un po' di preoccupazione c'è sicuramente, però innanzitutto confido nella prevenzione che tutti gli italiani, piccoli o grandi, dovranno diciamo, seguire, soprattutto poi peraltro in questa fase che è molto delicata. Poi c'è un'altra cosa. Io confidavo molto nel fatto che il virus potesse essere sensibile a un rialzo di temperatura e probabilmente questo clima temperato, mite, il clima nostro mediterraneo, probabilmente non fa bene al virus, secondo me. Qualche giorno fa mi stavo sentendo con un collega della provincia di Bergamo e mi diceva che lì oggettivamente la temperatura è un pochettino diversa dalla nostra, che faceva ancora freddo, e dopo le riaperture avevano avuto un lieve rialzo dei casi. Ora, probabilmente, secondo me, è proprio questo clima nostro, mite, mediterraneo, che non favorisce il virus nella sua capacità di infettare. E spero che sia giusta questa, diciamo, mia supposizione. Mentre invece abbiamo visto che nei paesi dove il clima è tropicale, invece il virus ha una certa facilità a dare infezione. Quindi ciò giustifica anche il fatto che la curva legata al numero dei casi improvvisamente ha avuto una discesa molto ripida proprio quando ha cominciato a fare caldo qui da noi, e quindi se tanto mi dà tanto spero proprio che quest'estate ci lascerà in pace questo virus. Paolo, Fassi, siamo proprio agli inizi. Sì, Alfredo, scusa, a proposito di queste affermazioni del dottor Fazzi, magari avrà non lo so se ha avuto modo di leggere, insomma, questa mattina, magari prendendo un caffè, quello che è accaduto su Radio 24, dove il professor Zangrillo del San Raffaele, che si occupa di terapia intensiva, ha sostanzialmente detto, e queste affermazioni hanno fatto un po' scalpore, il virus è clinicamente scomparso. Non so se lei è d'accordo con Zangrillo, alla luce anche di quello che ci ha detto poco fa. Io ho letto le dichiarazioni di Zangrillo ieri probabilmente ero collegato, insomma ho letto qualcosa di Zangrillo. Io non sarei proprio così drastico. Vabbè, lui è un clinico, io faccio un altro mestiere perché io mi occupo di diagnostica microbiologica e virologica, lui è un rianimatore, è possibile pure che non abbia avuto diciamo moltissimi casi nell'ultimo periodo, però lì in Lombardia la situazione non è ancora così tranquilla come qui, diciamo, nel centro-sud Italia, quindi non sarei proprio perfettamente d'accordo col professor Zangrillo, fermo restando che empiricamente abbiamo visto che il numero dei casi è drasticamente diminuito qui da noi e anche in altre regioni, per cui
sarei abbastanza o moderatamente fiducioso per le prossime settimane, i prossimi mesi, e forse, come dicevo prima, questo virus ci lascerà in pace. Ecco, la carica virale è sostanzialmente scesa, cioè c'era una teoria per la quale si diceva che il virus, per poter continuare a sopravvivere, doveva essere meno diciamo letale, ma perché altrimenti non avrebbe avuto modo di contagiare e infettare altre persone. Questa è una teoria, insomma, una vulgata che girava qualche mese fa. Però al di là di questo le chiedo, effettivamente la sua carica è scesa, la carica virale del virus? Allora, i microrganismi, soprattutto i virus che danno malattie da raffreddamento, riescono a dare malattia perché le mucose nasali, orofaringe, eccetera, nei mesi freddi patiscono del freddo e l'immunità naturale è ridotta. È paralizzata, è come se fosse paralizzata, per cui il virus non riesce a penetrare e a dare malattia. Quindi è possibile pure che ci sia una circolazione di virus. D'estate succede esattamente il contrario, cioè che l'immunità naturale è perfettamente funzionante, e quindi è possibile pure che ci sia una circolazione virale, solo che non riesce a dare patologia. D'altra parte, noi per vedere realmente se il virus è presente in grande copia diciamo sul territorio, dovremmo effettuare esami, tamponi a tappeto, cosa praticamente impossibile, cioè non sarebbe possibile fare decine di migliaia, se non centinaia di migliaia di tamponi in questo periodo, perché non ne avremmo la capacità. Probabilmente il virus è circolante, ma non riesce a penetrare nell'organismo, di conseguenza a non dare malattie, e di conseguenza è come se fosse invisibile. Paolo. Dottor Fazzi, è un dato di fatto, ricollegandomi anche a quello che diceva con il collega Alfredo Primante, che anche le persone che arrivano in ospedale con sintomi, sintomi che poi dimostrano che questa persona è positiva, sono pazienti in condizioni non gravi. Diciamo, è cambiata anche la malattia da questo punto di vista, perché le terapie intensive sono quasi vuote, oppure non è così? No, è un fatto numerico. Cioè, il virus ha mutato, come tutti i virus RNA muta pure parecchio, però le mutazioni non sono state tali da pensare ad una devirulentazione del virus stesso. Anzi, addirittura recentemente leggevo che c'era stata una mutazione che favoriva una maggiore diffusibilità del virus, ma non aumentava la sua virulenza. È semplicemente che si è ridotta la base di chi sta male, di chi è capace di portare il virus. Cioè, questo virus dà una. Dovete considerare che questa malattia, questa virus, è come ad una piramide, dove la base, costituisce l'80% di questa piramide, costituita dai portatori sani. Poi c'è un 15% di oligosintomatici, che è esattamente anosmia, oppure un minimo di situazione di raffreddamento delle vie aeree, e solamente un 5% di persone che sta realmente male. Per cui, se questo triangolo si riduce, è tutto in relazione, si riduce il numero dei portatori sani, il numero degli oligosintomatici e di conseguenza anche il numero di chi sta veramente male. Quindi è semplicemente un fatto numerico, non dipende assolutamente da una mutazione favorevole per noi esseri umani che ha avuto praticamente questo virus. Tornando a quello che diceva prima riguardo la impossibilità di fare centinaia di migliaia di tamponi nel nostro paese, a proposito di indagini sanitarie, ci sono queste indagini fatte in collaborazione con la Croce Rossa in alcune, esatto,
Quanto sono importanti queste indagini sanitarie, che valenza hanno e la loro importanza? Allora, l'indagine di sieroprevalenza, quindi la ricerca degli anticorpi anti-SARS-CoV-2, hanno un'importanza reale per sapere qual è stato e qual è la circolazione di un determinato virus, una fattispecie di SARS-CoV-2, nell'ambito della popolazione. Perché dà un quadro, diciamo, della situazione. Però il dato serologico, cioè l'esame serologico da solo, innanzitutto non è diagnostico come invece il tampone che ci permette la ricerca dell'RNA virale, e quindi può essere, se fatto singolarmente, cioè solamente l'esame serologico, può dare un risultato fuorviante dove ci sono dei falsi negativi e dei falsi positivi. Però il dato serologico associato al tampone può aumentare la capacità stessa del tampone di essere performante. Quindi diciamo che l'esame serologico può essere importante se contestualizzato ad una ricerca dell'RNA virale tramite tampone. Da solo può non servire, e invece è utile quando si fa uno screening di massa per sapere se c'è stata la circolazione virale. A proposito sempre ovviamente questo argomento, proprio oggi anche in Abruzzo entra, diciamo, ufficialmente in funzione l'app Immuni, di cui tanto si è parlato nelle scorse settimane. Ovviamente qui non parliamo proprio di un aspetto prettamente sanitario, ma secondo lei questa app è realmente utile? Perché al di là del fatto che potrebbe, secondo alcuni, andare a violare la privacy della persona, qual è, diciamo, la valenza, quale potrebbe essere la valenza positiva di questa app? Allora, in alcuni stati, o meglio in alcune nazioni, parlo della Corea del Sud e del Giappone, dove il singolo, diciamo, vale molto meno del collettivo, e quindi dove si sono superate delle situazioni legate alla privacy, è naturale che questa app pare abbia funzionato e funzionato molto bene. Noi italiani siamo piuttosto individualisti, ci sono anche delle leggi che sulla privacy, appunto, che comunque vanno a normare, diciamo, anche certi atteggiamenti, e quindi suppongo che forse nella nostra nazione, la nazione degli italiani, probabilmente questo tipo di app possa non sortire, diciamo, dei grossi benefici. Però anche qui è un discorso sempre anche soggettivo. Se io sono stato positivo e dico al mio cellulare che sono positivo, e quindi in pratica tengo meno la mia privacy ma di più alla collettività, potrebbe funzionare, però dubito che in Italia ciò possa servire. Paolo, torniamo a parlare invece della situazione. Sì, Alfredo. Scusa Paolo, perché siamo in chiusura di collegamento. Sì. Volevo fare una domanda, restando sull'aspetto diagnostico, rispetto alla macchina che avete in dotazione a Pescara, volevo sapere se è entrata in funzione quella dei famosi 2400 tamponi giornalieri. Certo, è entrata in funzione già, saranno 10-12 giorni, e stiamo lavorando sullo strumento. L'azienda ci ha dato anche messo a disposizione dei giovani ragazzi tramite contratti a tempo definito. Stiamo gradualmente aumentando la numerosità dei tamponi che vengono effettuati giornalmente su questo strumento. Fortunatamente non c'è un carico grosso di tamponi, e questo è un segno positivo, perché evidentemente, essendo diminuita la numerosità dei positivi, quindi è tutto poi in relazione, quindi minore la ricerca del tampone a fini diagnostici. È comunque uno strumento molto versatile, che se in futuro non dovesse servire per Covid-19 potrebbe servire alle necessità del mio laboratorio per tante altre situazioni. Paolo, in chiusura. Sì, siamo davvero in chiusura, un'ultimissima domanda, le chiedo una risposta flash. Dottor Fazi, cosa dobbiamo aspettarci per quest'estate, per le prossime settimane, i prossimi mesi? Possiamo stare tranquilli, relativamente tranquilli, si andrà al mare, si potrà viaggiare, e quali sono le indicazioni anche che si sente di dare?
Allora, come dicevo prima, sono, diciamo, in questi giorni sono diventato moderatamente ottimista. E io penso che si possa andare al mare, ovviamente il distanziamento sociale conviene comunque continuare a tenerlo, mantenere le mascherine, si può anche viaggiare. E secondo me quest'estate non avremo molto fastidio da Covid-19, da SARS-CoV-2. E questa è la mia idea, insomma, ipotesi, e spero che ciò si realizzi. Speriamo. Grazie, anche grazie in autunno. Dottor Paolo Fazzi, responsabile. Esatto. E speriamo anche in autunno, lì però c'ho qualche riserva, però speriamo bene. Speriamo bene. Grazie al dottor Paolo Fazzi, responsabile dell'unità operativa complessa di microbiologia e virologia dell'ospedale civile di Pescara. Grazie per aver accolto ovviamente il nostro invito, l'abbiamo rubato qualche minuto nel suo lavoro. Grazie a Loris Bennato, linea che da Pescara può tornare allo studio. A te, Alfredo.